A te. Buongiorno a tutti, siamo al centro storico di Napoli, a via Benedetto Croce, e le immagini che state vedendo sono la processione dei morti. Un primo momento che ricorda il nostro presepe con questi incappucciati meravigliosi. Guardate che straordinaria bellezza questo copricapo e questa processione dei morti. Cosa sono i morti? Sono delle figure che sono su alcuni dei presepi napoletani, ma anche abruzzesi, ed infatti questa manifestazione di questa mattina rappresenta un gemellaggio tra l'Abruzzo e la Campania e Napoli, proprio nella ritualità che riguarda i morti. A Spoltore, dove c'è l'associazione Fontevecchia, che è l'organizzatrice insieme ai Serili di Napoli di questa splendida manifestazione di questa mattina, hanno nei primi di novembre, al giorno dei morti, fatto come sempre, come fanno da tanti anni, la tavola dei morti, che è una ritualità abruzzese che praticamente mette in bandisce le tavole per le anime dei morti. Questa qui invece è una manifestazione per ricordare queste figure presepiali che spesso si incontrano, spesso si vedono sui presepi di San Gregorio Armeno. Sono 11 incappucciati, molto molto tradizionali. Se pensiamo alla Pasqua sorrentina, ad esempio, noi abbiamo gli incappucciati, anche la nostra tradizione legata ad altri momenti storici. E quindi in questo momento stanno passando questi meravigliosi personaggi in costume, grazie a una serie di associazioni che poi dopo vi racconteremo, che in questo momento stanno partecipando appunto a questo corteo. Qui abbiamo anche la coccia con il sindaco di Spoltore e tanti altri soggetti che sono venuti con una delegazione dall'Abruzzo di 50 e più persone per appunto partecipare a questo corteo questa mattina. Adesso ci sarà questo assemblamento a Santa Chiara, vedete, siamo proprio qui davanti alla meravigliosa Santa Chiara, e poi dopo ci sarà questo giro per il centro storico che attraverserà appunto le strade della tradizione presepiale, quindi San Biagio dei Librai e San Gregorio Armeno. Qui appunto c'è l'assemblamento, la partenza reale del corteo che li vede tutti quanti insieme, vedete, davanti alla chiesa di Santa Chiara, anche se non c'è stata naturalmente l'autorizzazione della curia per fare questo rito anche in modo che coinvolgesse la chiesa. Ed ecco, li vedete, i nostri incappucciati. Buongiorno, c'è Peppe Maione, grandissimo fotografo che noi adoriamo, e eccoli qua, guardate che meraviglia, tutti qua con tutte le nostre, eccoli, chissà cosa c'è sotto questi cappucci, ma il più bello comunque, eccolo qua. Enzo Di Paoli, Enzo, ci vuoi raccontare qualcosa di questa mattinata? Tra pochi secondi inizieremo questa nuova giornata tutta dedicata al Natale lungo napoletano, in collaborazione con un'associazione di Spoltore e un'altra di Chieti, che ci consentirà di fare un parallelo tra le festività che cominciano qui a Napoli e quelle che cominciano in Abruzzo, per capire cosa ci accomuna questo, ho detto, Natale lungo, perché il Natale napoletano sappiamo che inizia il 2 novembre per terminare il 6 gennaio. Ci sono tanti richiami all'antichità, tanti richiami ai simboli, ai miti, alla religione, a Cristo, alla salvezza, lo vedremo. Ma questi incappucciati chi sono, Enzo? Sono le anime che traghettano verso il mondo dei morti, e in quel giorno lì ci mettono in contatto il mondo dei vivi con il mondo dei defunti. Grazie, Enzo. Più tardi Enzo si confronterà con Luciano Troiano proprio su questi temi. Noi ovviamente ve lo racconteremo più tardi. Lui è sempre un grande amico, sempre tanto preparato. Ed eccoli qua tutti quanti. E il nostro Peppe Serroni, scatenato come sempre. Eccolo. Peppe Serroni. Peppe. No, come volete. Peppe, dici due parole sugli 11 morti che circoleranno. Ieri abbiamo ripreso il tuo intervento sul fatto che sono anche una figura presepiale. Raccontacelo.
Sì, questo è un momento proprio particolare perché riusciamo a mettere insieme la tradizione devozionale popolare dell'Abruzzo con quella napoletana, anche se la tradizione dei frati morti, bene o male, sul presepio napoletano c'è, perché abbraccia un po' anche la l'Irpinia, abbraccia un po' il Sannio, la Puglia, è un po' dappertutto. I frati morti perché? Una leggenda popolare, c'è un momento particolare durante il periodo di Natale dove il mondo dei morti e il mondo dei vivi si incontrano. E questo momento particolare lo stiamo vivendo oggi grazie all'associazione Fonte Vecchia di Sfortuna e tutti gli amici che vengono dall'Abruzzo. Allora, grazie Peppe, naturalmente poi più tardi seguiamo tutto il corteo ed ecco, vedete, ormai là, il sagrato di Santa Chiara è pieno di gente, turisti curiosi, persone che vogliono capire che cos'è questa manifestazione stamattina che vede, vedete quante associazioni di rievocazione storica che partecipano a questo corteo di oggi. Cerchiamo disperatamente Luciano Troiano, che appunto dall'Abruzzo, che non solo è il nostro corrispondente dall'Abruzzo preziosissimo, ma è anche colui che ha voluto questo gemellaggio Abruzzo-Campania. Non lo vediamo, però ve lo racconteremo più tardi. Allora, lasciandovi con questi capricciati qui che appunto stanno qua in attesa che parta il corteo, questa poi ce la spiega questa maschera. Del campanile di Santa Chiara e di questo splendido soggetto che naturalmente rappresenta una figura della tradizione abruzzese. Grazie.